Benvenuti a Expo Casa, la 58esima edizione, esattamente come l'anno scorso, quando ci fu una finestra di riapertura dopo il lockdown, e l'anno scorso ci fu Expo Casa con grande successo, 35.000 visitatori. Anche quest'anno la stagione fieristica di Torino Piemonte del Nord Ovest riparte con Expo Casa, un'Expo Casa che ha una tradizione dentro di sé, con 100 espositori e 200 marchi, quindi il visitatore troverà le migliori novità per l'arredamento e l'home design, ma anche con delle novità, con dei focus, degli approfondimenti che arricchiranno la visita di chi vorrà venire qui all'Oval in questi 9 giorni di esposizione, dal 25 settembre al 3 ottobre. C'è un bellissimo focus sulla luce in casa, quindi un corridoio esperienziale di 20 metri che abbiamo chiamato Expo Luce. Abbiamo un approfondimento sulla carta da parati, un punto che abbiamo chiamato wallpaper, perché la carta da parati non è più quella dei nostri bisnonni, è evoluta nelle tecnologie di produzione, anche nell'estetica. Col lockdown, d'altronde, abbiamo vissuto la casa in maniera sin troppo ossessiva, no? Quindi ognuno di noi ha realizzato che ci sono dei cambiamenti da fare, delle migliorie da apportare. Ecco, quindi abbiamo fatto dei focus affinché il visitatore si concentri sulle aree che maggiormente sono dimenticate. Ho detto la luce, ho detto la carta da parati, possiamo parlare dei giovani designer che hanno fatto dei poster estremamente innovativi, possiamo parlare del museo della rubinetteria. Pochi sanno che in Piemonte c'è un distretto fortissimo di produzione di rubinetterie valvolane, nel nord del Piemonte, nel VCO, e abbiamo qui insieme al museo della rubinetteria un'ottima esposizione. È bella tutta la visita, ma ci sono anche questi momenti che la rendono più ricca. Un'ultima chicca, la stanza dei ragazzi. Voi sapete che qui si svolge anche Torino Comics, Christmas Comics, cioè degli eventi fieristici che trattano del fumetto e del gaming, del gioco, che non è più una moda, è un modo dei nostri ragazzi, dei nostri giovani che sono digitali nativi, è un modo per avere una realtà ampliata. Ecco, la loro stanza, la loro camera, la famosa camera dei ragazzi, noi abbiamo lanciato delle proposte per renderla coerente con questo loro stile di vita. Grande ritorno, la prima manifestazione della nuova stagione. Vi aspettiamo perché l'ingresso è totalmente gratuito. Vi aspetta un ampio padiglione con tantissime novità. Quest'anno vedrete il ritorno delle carte da parati in una veste totalmente nuova e rinnovata, Expo Luce, tantissimi visitatori, tantissimi corsi per tutte le età, perché anche i bambini saranno accontentati. Vi ricordo che potete scaricare l'ingresso gratuito dal sito e vedere tutte le novità e tutti gli appuntamenti che vi offriamo. Mi raccomando, vi aspettiamo.